Bella ragazzi, oggi vi farò vedere come andare a installare applicazioni gratis sul nostro dispositivo Android. Ora io non sto utilizzando un dispositivo Android, ma un emulatore su PC che si chiama BlueStacks. Come potete vedere è su PC, ma ha le stesse funzioni del software Android che è installato sui vostri smartphone o tablet. Quindi passiamo al sodo. Per prima cosa dobbiamo andare ad installare Aptoide. Quindi andate sul market, cercate e scaricate questa Aptoide ricerca. Una volta installata, l'andate ad aprire in questo modo, Aptoide Search. Una volta che si aprirà questa schermata, andate a cliccare su Install Aptoide, si aprirà il browser e scaricherà il pacchetto per installare l'Aptoide vera e propria. Una volta fatto questo, io ho già installato Aptoide. Qua, vabbè, lasciamo scaricare. Andiamo su in alto a destra e c'è scritto cerca su Aptoide. In questo caso andiamo a cercare un gioco a pagamento. Geometry Dash mi sembra il primo che mi viene in mente. Costa 1,99 € sul market. Clicchiamo e facciamo install Aptoide. Ok. Voi installare Geometry Dash e fate ok. In questo caso io sono andato a prendere proprio Geometry Dash perché è un gioco che mi piace e fate ok. E vuoi aggiungere questo alla tua lista? Io faccio ok perché può sempre tornare utile. Facciamo avanti, avanti, avanti e sempre avanti. Aggiungi store. Vabbè, se vi piace non perdiamo tempo. Ora dovrebbe scaricare il gioco, sta scaricando, ripeto che questo è un emulatore, però il procedimento funziona su tutti i dispositivi, sia Android che sia smartphone che tablet. Vedete, ora sta installando l'applicazione. Possiamo anche uscire da qua. Attendiamo che venga installato. È stato installato. Ora noi ne abbiamo due. Vedete, Geometry Dash normale e Geometry Dash Lite. Il Lite lo possiamo anche eliminare. Facciamo disinstalla. Ok. Come potete vedere, abbiamo installato Geometry Dash. Vi faccio vedere ora che funziona normalmente. Col mouse basta cliccare e il gioco andrà. Ora lagga un pochetto perché sto registrando, ma normalmente non lagga. Quindi vi potete stare tranquilli, vi potete sbizzarrire con tutto quello che volete. Quindi statevi sicuri che il gioco va. È possibile anche chiudere tutte le applicazioni. Se avete una webcam è possibile usare anche fotocamera. Il browser funziona perfettamente. Come potete vedere, possiamo anche scrivere Facebook che lo trova, oppure YouTube lo trova perfettamente. Quindi è un emulatore che è validissimo. Usciamo dallo schermo intero. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividete, iscrivetevi e vi ripeto per l'ultima volta che questa dimostrazione funziona sia su smartphone, su PC e su tablet. Al prossimo video, ciao!